chi lo ferma più? No, dico, chi lo ferma più questo trionfo editoriale della vostra, del vostro libro autobiografico Scritti Cozzali, giunto, lo facciamo vedere, ma stento a crederci io stesso, alla sua quinta edizione, che è questa qui, ben impressa in questa inquadratura. Veramente un... Guarda, ma cioè, tu pensi che sono emozionato pure io, cioè addirittura la quinta edizione nessuno sperava di arrivare. Un trionfo, ma la cosa bella del tuo libro è che rileggendolo, io l'ho riletto ancora ieri, ogni tanto ne leggo qualche capitolo così a rifusa, sì, e ieri ho notato ancora una cosa che mi era sfuggita alle precedenti letture, il fatto che tu abbia una collezione di chitarre pregiatissime. Sì, vabbè, questa è una fissazione che tengo da quando sono bambino praticamente, che ogni volta raccoglie proprio la chitarra che trova. Ma veramente averne tante, io ricordo che tu hai delle una Fender, Gibson, sì, la Rickenbacker, la Telecaster, la Telecaster, l'Ovation, la Echo, la Clarisse, la Yamaha, la chitarra di Segovia, perché le tieni tutte esposte, capito, a casa. Guarda, come fa a ricordarti tutte queste cose tue? Niente, quella c'è una fissazione soprano. Allora, di cosa hai fatto un libro? Che cosa? Di cosa è fatto un libro? Foglie. No, e i fogli cosa compongono? Il capitolo! E adesso Piero Scamarcio, per la gioia, io lo so, incontenibile degli spettatori di 0 a 0, leggerà uno dei meravigliosi capitoli di Scritti Cozzali. Guarda, non mi prendi più! Scusate, forse ci devo andare a raccontare. Non ho neanche provocato l'applauso, è arrivato spontaneo, naturale. Piero, ci potresti raccontare di quella volta che lasciasti Dorso? Che c'entra, sembra la stessa cosa. Piero, quella è una bomba, vai. Vabbè, guarda, che, Mauro? Piero, tu hai lavorato con i Dorso. Scusa, ma siamo arrivati alla sesta puntata, dici che l'hai letto 10 volte il libro, o lo sai o non lo sai. Ma non fammi fare il mio lavoro, devo essere presentatore e che creo audience, curiosità. Allora, tu hai lavorato con i Dorso. Ho lavorato. E io sono già emozionato al pensiero già di sapere il titolo di questo capitolo, che è? Il titolo del capitolo è Piero Scamarcio, bussi alla porta della percezione. Così è il titolo, sì. Vai, ti ascoltiamo. Legge, vai. Perché non può... Non può ricordare, chiaro, vai. Dai. Sì. Quello di John McLaughlin. La chitarra, non ho proprio dimenticato di che parlavo. Vale. Sì. Madonna, Si parte, e accenti che la partenza è lanciata. La partenza per dare slancio a capitolo. Vai. Aveva organizzato tutto a puntino per la festa di compleanno del bambino. Piero, scusami, ti disturbo all'inizio perché sei anche la settimana sbagliata. Chi aveva organizzato tutto a puntino? Mauro, gentilmente, tu non è che sei nato a Massa Carrara? No. E c'è il marmo in testa, abbi pazienza. Adesso non si punta che io parlo alla terza persona di me stesso, abbi pazienza. Scusa, tu hai presente più. Hai presente il discorso critico e il discorso clinico nella scrittura di Artaud? Scherzi, ho completato pure l'album delle figurine. Beh, completo. Allora, se tu lo conosci, lo ritrova puntigliosamente qua sopra. Non ti stupo più. Vai, tutto un tiro. Ok. Vale. Ma quelle di Paco De Lucia? Ce l'ho tutta a casa dietro. Tanta enorme. Scusate, leggo altrimenti che c'è. Giusto. Dai. Avevo organizzato tutto a puntino per la festa di compleanno del bambino. Gli ospiti cominciavano ad arrivare. I primi furono Jacques Lacan e Trucciolo. Ballerino viene del Parisi, amico di Lacan. Dal catechismo che sono amici. Insomma... Poi fu la volta della prima coppia, Claudia Schiffer e Norberto Bobbio. Stavano insieme. Sì, si erano fidanzati il giorno prima a casa di Gilda Giuliani. Ah, quello sì, stavano insieme. Mi curiosissi, scusa. Poi arrivarono tutti gli altri alla festa, stranamente in ordine alfabetico. Gli invitati alla festa intervenivano dalla stessa in ordine alfabetico. Sì, forse si erano messi d'accordo giù, certo che arrivavano in ordine alfabetico, cioè arrivavano prima gli Alunni del Sole, Alberto Arbacino, Fimi Benussi, Gilles Deleuze, e insomma le passo e via alfabetico, sì, fino a Zora. Quello di George Benson. Ma che tal Zora, mamma mia, quella dei fumetti? Zora, quella dei fumetti. Insomma, posso andare? Vai. La festa stava procedendo bene, tranne un piccolo incidente di percorso
creata da quell'imbranato di David Copperfield. Ah, che aveva fatto? Niente, quello per mettersi in mostra agli occhi di Claudia Schiffer, serviva la spuma nei bicchieri degli invitati volando. Non è grave, lo sai, quello vola sempre, che c'è di no, non è tanto per il fatto che stava volando, per il fatto che nel volo aveva versato la spuma sopra la maglietta di Jacques Lacan, capito? È una tragedia, una maglietta. No, guarda che grave, guarda che è stato grave, perché quella era la maglietta di Yuppidou, alla quale Jacques Lacan ci teneva tantissimo. No, abbi pazienza, certe cose non forare. No, è così, allora sì. Beh, che c'è? Che succede? Quelle di Fausto Ciliano. Stava scappando. No, la prossima volta glielo cingo. Vai. Cosa fece io, Mauro, a quel punto? Sì. Chiaramente ebbe a redarguire David Copperfield. Dovrebbe. Allora, ci dissi, lui che stava a volare sopra la stanza come una zampana, proprio fortissimo, ci dissi, scusa David, quando non sei capace di fare certe cose, è inutile che ti cimenti. Cioè, come dire, lo facessi rimettere coi piedi per terra. Lo accompagnai nuovamente per terra, lo appesantì e cascò con i piedi per terra. Giusto. Insomma, a parte questi inconvenienti, tutto andava bene. A un certo punto, mentre stava alla festa, senti il citofono. Che cosa deve fare? Va a rispondere, chiaramente. Trin! No, il citofono. Al massimo. Va a rispondere, Piero, al citofono. Siamo Jim Morrison e i Doors. Ragazzi, per piacere, guardate l'orario, le sedie sono finite a casa. No, non si preoccupare, Piero fa Jim Morrison, sale soltanto io, gli altri, i Doors, rimangono dentro la macchina. Infatti, Jim Morrison sale, Ray Manzarek e gli altri dei Doors se ne vanno dentro alla ritmo di Jim Morrison. C'è rimasto? Jim Morrison aveva una ritmo? Sì, l'avevo comprato usata da Tina Anselmi. Cabrio? Beh, per piacere, che c'entra? Quelle di Elvis Presley. Sì, allora, ecco, ma sale Jim Morrison. Allora, sale, arrivi dietro alla porta di casa, chiaramente, banchi, abbracci, quel porta una scatola di cioccolatini al bambino, insomma, poi mi prende in sparte e mi dice che il giorno dopo noi avremmo dovuto avere il primo giorno di prove in sala registrazione per incidere Riders on the Storm. Mitico. Brava. Riders on the Storm. No, brava. Sempre che veniva a piovere, capito? Altrimenti dovevamo fare un altro giorno, altrimenti non era lo storm. Insomma, la festa, Mauro, era veramente bellissima. Norberto Bobbio con Claudia Schiffer stavano a pomiciare sopra balcone, Trucciolo non era in sintonia con il concetto di decostruzionismo e se ne stava a parlare con Deleuze ed Enzo Malepasso. Quando ad un tratto... Venerdì Santo... il momento club. Quando ad un tratto viene da me mia suocera... Viene da me mia suocera e mi fa con tono serio. Piero? Con tono, capito? Vieni con me subito di là. Con questo tono perentorio. Perentorio. Che c'era di... E sto andando a vedere. Che c'era di... Aspetta un attimo, arrivi. Insomma, mia suocera dal jeans mi porta dentro alla toilette e mi fa vedere la vasca dal bagno. Guarda, fa dal jeans, guarda. Che cosa vedi? Madonna, io dico ad Adalgisi, vedo, stanno i capitoni. Vabbè, che è normale che stanno i capitoni nella vasca. Quella sì, quella mia suocera fa l'allevamento dei capitoni. Nel bagno di casa. Sì, signore. No, ma non era questa la cosa. Per piacere. Che cosa c'era? Allora, mia suocera praticamente mi dice di vedere, io guarda, capito, e mia suocera fa... Non dice il panello. Quello è l'altro capitolo. Capito? Guarda un Mauro, dentro la vasca a bagno, oltre ai capitoli, una siringa. Ah, l'hai letto allora? Insomma... Quello di Johnny... Per piacere, il momento club della cosa. Insomma, Mauro, va di là tutto con la nervatura fortissimo, che stavano ballando If You Leave Me Now, dei Chicago, bravo. If You Leave Me Now... Ferma il giradischi, arriva mentre stavano a ballare i tunini, no, capito? Ferma il giradischi e fa, ragazzi, di chi è questa? E ci fa vedere la siringa, capito? Ci fa vedere la siringa. Allora, si alza Jim Morrison, che intanto aveva trovato pure la sedia, che io ci avevo detto che non c'era, fa, però è mia, fa Jim Morrison, meno male che l'hai trovata, che io non ne avevo più. Guarda, Jim, fece io. Da questo momento possiamo ritenere chiuso il nostro rapporto professionale. Finisciti di mangiare la sgagliozza e basta. Lasciato di casa in questa buttata, buttato scale e scale. Mezzo ai capitoni.
mezzo ai capitoni, siamo una siringa. È disdicevole, è disdicevole. Quello di Eric Clapton. Sta appeso sulla parte dentro, sopra. Va bene, noi ringraziamo ancora Piero Scamaccio, potresti raccontarne mille. Milioni, milioni. Ancora una brevissima parentesi pubblicitaria e poi torniamo su 0-0. Come faceva? If you leave me now. If you leave me now. Na na na.